Radio S. Speciale mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Siamo qui con Donatella Finocchiaro, protagonista di Terraferma di Emanuele Crialese. Com'è stato lavorare su questo set molto particolare e soprattutto qual è stato il tipo di lavoro che fa Emanuele sul set? È una bella domanda, perché lavorare con Emanuele ha anche delle condizioni, nel senso, per me è stato un sogno che si è realizzato, perché lo aspettavo da tanto, no? È un regista che, a parte che è un grande regista in assoluto, però è anche un regista che ha saputo raccontare la mia terra in una maniera mai banale, ma in una maniera poetica, magnifica veramente. Quindi lavorare con lui ha delle condizioni, nel senso che per lui era condizione necessaria e ineluttabile il venire a stare sul set, nel luogo dove si gira il film, almeno un mese prima di cominciare le riprese. Infatti il 2 maggio, mi ricordo ancora, siamo sbarcati a Linosa, siamo stati lì fino appunto ai primi del mese e abbiamo cominciato le riprese. Questo comporta un periodo di prova, un periodo ogni mattina leggevamo il copione tutti insieme, un periodo di conoscenza, perché noi dovevamo essere una famiglia, io, Beppe, Filippo Pucillo, Mimmo Cuticchio, Tiziana Rodato, dovevamo essere tutti una famiglia, tutti insieme, stare insieme, conoscerci. E così è stato, veramente dopo ormai 5 mesi che stavamo là, eravamo una famiglia con tutta la troupe, con gli abitanti dell'isola, è stata un'esperienza non solo professionale ma umana potentissima. Nel film tu sei il personaggio che esorta a andare sulla terraferma, cioè scappare dall'isola e andare sul continente. Cosa ne pensi però nella realtà di questo? In realtà è quello che ho fatto, che tutti quelli che stanno al sud fanno tuttora, no? Soprattutto a 20 anni hai sempre l'esigenza di scappare, di andare via, di vedere altro. Il sud, le piccole province soprattutto, ti sembra tutto piccolo, limitato, no? Hai bisogno di scappare, di vedere Roma, Milano, New York, Londra magari, no? È sempre stato così, fortunatamente. L'idea del viaggio è un'idea di cambiamento, di apertura mentale, e nel film è questo. Nel film Giulietta sogna una vita diversa per sé e per suo figlio soprattutto, perché vuole che suo figlio cresca in un ambiente diverso, non vuole che il suo figlio cresca in un ambiente limitato come quello di un'isola. L'isola, per dire, è come una piccola provincia dell'entroterra siciliano, sicuramente sono realtà più ristrette, che per carità poi ci si può pure tornare là dentro queste realtà, però a 20 anni è importante scapparne, vedere altro e poi magari ritornare, come un po' facciamo tutti in realtà, no? Io con la mia città ho sempre vissuto questo rapporto, ma non solo io, tanti altri artisti che vivono a Catania vivono sempre questo andare e tornare, no? Con la propria città, questo odio amore. Com'è stato invece lavorare con un'attrice non professionista, ovvero con Timnit, che è una donna che ha vissuto realmente il dramma dell'immigrazione? È stato molto molto forte, appunto, come dici tu, lavorare dentro un set con una persona che ti porta la sua verità, perché ha vissuto in prima persona questa storia, sicuramente ti regala delle emozioni molto forti, cioè diventa un misto tra finzione e realtà che ti emoziona necessariamente, risuonare, si risuonava dentro la sua voce, nelle sue battute, una verità molto forte, molto potente. Bene, allora ti ringraziamo, in bocca al lupo per la presentazione del film.